Salve a tutti, sono NoJake e benvenuti nel settimo video di questa mia avventura con Hollow Knight. Non gioco da circa 6 giorni, forse anche 7 giorni, ma se non ricordo male, avevamo esplorato più o meno tutto qua intorno e non ci restava che andare dal boss. Avevo aperto anche uno shortcut. Vorrei però andare qui a destra prima a prendere l'energia extra, tra virgolette, energia. Era qua sopra, se non sbaglio. Ok, abbiamo sterminato queste creature. Wow, non avevo notato. Guardate, se riuscite a vederlo sarà piccolissimo. Le teste che compaiono delle nostre, appunto, energie. Le due extra sono diverse, hanno gli occhi un po' storti. Siamo di qua? Ok. Come se sono instabili. Interessante. Ok, deduco che sarà qua appunto il boss. Vediamo un po'. Lei? E quello è il tizio che abbiamo salvato o è un altro? Non ti avvicinare, fantasma. Ti ho visto avanzare silenziosamente tra i cespugli, in agguato. Quest'antico reame, qualcosa di terribile sta per risvegliarsi. Posso sentirlo nell'aria. So cosa sei, so cosa vuoi fare, ma non posso permetterlo. Ma veramente? No! Cazzo! Che cazzo, aiuto! Madonna, è OP! No, ho sbagliato i tasti. Madonna, mi sta massacrando. C'è al lago col filo, vei. Fighissimo. Wow. Ne approfittiamo per curarci. Cazzo, aiuto. Cazzo, questa è una delle boss battle più belle che io abbia mai fatto. No, non ho saltato in tempo. Merda. Mamma mia. No, cazzo. Oh. No, merda. Cazzo!
No! Merda. Credevo di essere al sicuro. Invece con quell'attacco mi ha raggiunto anche. Quindi con l'attacco in alto ti raggiunge ovunque, ok. Bisogna stare attenti quando salta. Ci andiamo diretti, non ci servono le energie extra, ovviamente. Mi dispiace aver perso, però. Allora, in aria non è una bella idea colpirla. Show. L'ha ucciso, ma è lui? È quello che abbiamo tipo salvato, poverino. Come si usa? Ah, con Su si usavano gli occhi, vero? Si esaminava. Ok. Che cazzo? Non possono essere infranti, devono essere infranti i sigilli. Piccola ombra, lasciaci dormire. Torna nell'oscurità da cui provieni, lasciaci in pace. Mio Dio, aiuto! Ma che cazzo? Oh, mio Dio! Era una sorta di colpo d'avvertimento, tipo per spaventarci. Ma lo scatto non consuma nulla. Ok. Bellissimo. No! Questo già cambia considerevolmente le opzioni di movimento. Qua sotto. E aumenterà notevolmente i miei esperimenti e le mie morti. Ok, quindi noi siamo arrivati da qua. Merda, sfortunatamente non ricordo luoghi in cui forse potrei adesso avanzare con questo scatto. Ma ora che ormai ho finito God of War, potrò dedicarmi e completare questo gioco, il quale forse riuscirò a completare addirittura prima dell'uscita di Kingdom Hearts 3, che giustamente uscirà poi in contemporanea sul mio canale con i video di Hollow Knight. Vediamo se riesco a completarlo prima. Così mi dedico a un gioco alla volta. Questo. Ah, e infatti. Madonna, questi io li odiavo. Vabbè.
No, merda. Magnifico. Fanculo. Ah, non si può proprio. Ops. Troppo spavaldo. Ah, ma che... Questo è super interessante, ma che... Stanno tutte e due guardando da quella parte. Fanculo, brutta merda. Lo odio, questo nemico, maledizione. Maledizione. Uno, due, vabbè, facciamo così, va. Ok, oh! Agli sputi a sorpresa! No! Madonna santa, mi sono pure dimenticato che potevo curarmi. Di nuovo! Maledizione sto nemico! Che fastidio! Più forte del boss sto tipo di nemico! Ah! Cioè, come cavolo... Perché poi indietreggia. Bisogna mettere con le spalle a muro e riuscire ad attaccarlo sempre in testa alla perfezione. Allora. Maledizione. Fanculo. Non riuscirò a batterlo mai. Fanculo. Nemico di merda. Ma là c'è un... C'è una specie di nemico. Ok, vediamo che troviamo qua dentro. Vaffanculo, potevo entrare qua dentro prima. Quirrell. Ah, wow, questo proprio mostra la sua maschera. Si toglie la maschera quando parla con noi. Non riesco quasi a credere che queste vecchie strade possano condurre a un luogo tanto lussureggiante e animato. Questo edificio fa pensare a una sorta di culto. Anche se il suo idolo è stato dimenticato da tempo, ne approfitterò per prendermi un attimo di pausa. Laggiù ho notato un tipo strano. Sembrava essere interessato al lago. Avevo intenzione di andarlo a salutare, ma forse farei meglio ad affilare il mio aculeo.
nel caso in cui il nostro incontro prenda una brutta piega. Il tuo cuneo sembra essere una buona arma, anche se mostra evidenti segni di usura. Scommetto che nelle terre lassù sarà sufficiente per farti strada. Tuttavia, temo che qua giù incontrerai presto dei pericoli che non hanno niente a che vedere con ciò che si trova in superficie. Nido Sacro è un luogo perfetto per degli esploratori attenti come noi. Così intenso ed eccitante, in questo posto se non sei sempre allerta, considerati morto. Ok, come sempre, prova a divertirmi un po' ad interpretare questi personaggi e dargli una voce più definita. Boh, non credo che si possa fare molto in quella direzione, quindi sì. Dobbiamo tornare indietro, a quanto pare. Con le nostre nuove abilità di movimento, vediamo un po' dove dovremmo andare in teoria. È interessante che la tizia ha parlato di noi in maniera particolare, no? Cioè, se lei ci considera una specie di minaccia, giusto? Perché però quest'altro tizio era invece così amichevole e tranquillo? Quella tizia sa qualcosa che gli altri non sanno? Oppure quel tizio, esattamente come noi, è una minaccia per lei? Credo sia più quest'altra opzione, visto che comunque lei ha ucciso un altro simile a noi. Ah! Ok, cambia decisamente le cose il movimento. Potevo usare anche nello scontro precedente, forse R2. Ma fanculo, morite, non vi sopporto. Potevo usare R2 per raggiungerlo rapidamente in aria quando si sposta indietro, però credo ci vogliono veramente dei riflessoni. Non so se ne sarei in grado così facilmente. Dovrei fare un bel po' di prove, non mi pare il caso. Mi limiterò a sperare che questo nemico non compaia più. Maledizione. Molto più semplice eliminare questo. Anche spaccarsi la faccia è più semplice. Questo l'avevo controllato? Sì. Ma no! ok, devo andare più in alto. Forse da qua si può continuare? Vaffanculo. Amico. Ok. Sono una schiappa, maledizione. E fu così che morì in maniera tutt'altro che dignitosa, fanculo. Facevo prima giustamente a tornare indietro, ma devo diventare più bravo. Allora, vediamo un po'. Forse avevo scelto di non esplorarlo? Non mi ricordo. Maledizione, sto attacco verso il basso. Eppure qua avevo dato una bella occhiata. Ah, ecco, vero, non riuscivo a passare di qua. Ok,
Oh. Ah. Merda. Maledizione. Vaffanculo, cosa guardi? Ho cambiato direzione, anche se alla fine non è servito a molto, visto che non possiamo salire. Se no ci facciamo aiutare da questi amichetti. Beh, vaffanculo. Volevo fare il doppio colpo per andare più in alto prima tramite lo scarafaggio là. Cioè, già ho perso le due energie extra che mi ero preso. O ne ho presa solo una? Boh. Allora. Ho 1000 geo. Non sono pochi. Quindi. Non muore. Però muoio io in cambio. Madonna, sono un coglione, sono un coglione. Mi hanno fatto confondere gli effetti a schermo, non riuscivo a vedere nulla. Non vabbè, poi il fatto di non aver giocato da un po' ha peggiorato le cose perché non ricordavo se bastavano due colpi per ucciderlo. Credevo fosse morto il nemico. Aspetta, mi sta venendo un dubbio. Ma io l'avevo ucciso Lollow? Sì, ok, sì, l'avevo ucciso. Mio Dio. Addirittura non ricompaiono più disonore. Più disonore. E non avevo nemmeno preso i geo dell'altro che era morto. O no, li ho presi? Sì, li ho presi perché mi sono comunque mosso verso sinistra. Ok, sono tanti di questi cosi morti. E abbiamo ottenuto il loro carapace che mi darà forse qualche abilità, come... Via. Protegge chi lo indossa con un robusto carapace mentre concentra le anime. Ok, ma si ripristina? Cioè, carapace non indossibile si romperà dopo aver subito una certa quantità di danni, quindi una certa quantità, cioè che ne so, una quantità pari a 2, a 2 hit. Come funzionerà? Bravo. 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 Ok. Vabbè, la mappa non è disponibile, ma... Poi non mi ricordo se c'era altro. Maledizione, ho i dubbi. Allora, un'occhiatina rapida. No, non c'era nulla, mi pare. Ok, almeno... Esatto. Ok, quindi escludiamo questa direzione.
Interessante il carapace, se ci permette di curarci liberamente, proteggendoci, boh, forse si distrugge e si ripristina quando ci andiamo a sedere nella panchina. Scendiamo. Ti odio, ti odio, ti odio. Maledizione. Ok, sì, scendiamo esattamente di qua. Sediamoci. Ok. Allora, qua a destra c'era... Ma non c'era qualcosa? Ah no, cazzo, è in quello accanto. Vabbè, andiamo di là. C'erano, mi pare, i rovi. Allora, i rovi a sinistra c'erano di sicuro, in questa parte della mappa non ricordo. Vediamo un po'. Sì, ci sono anche qua. Ah. Eh sì, possiamo passare adesso. Mio Dio. Abbiamo trovato un altro oggetto. Spine dell'agonia. Percepisce il dolore di chi lo indossa e si scatena contro chi gli sta intorno. Ok. Bello, questo è utile nell'esplorazione comune perché si va ad infliggere un danno quando semplicemente ci si muove. E si viene colpiti. Aiuta non poco. Ok, questa parte l'abbiamo esplorata anche. Abbiamo il canyon nebbioso in basso, che comunque... Forse era più o meno esplorabile, non mi ricordo. Poi abbiamo la zona buia, che è a destra. La zona buia. E la parte a sinistra. Vabbè, torniamo... Oh, no, merda! Torniamo a sinistra. Ah, là c'è un oggetto. Ma cazzo, salta! Oh mio Dio! Ok, io ho i miei dubbi che riuscirò... Forse c'è un modo strano... No. Speravo che galleggiasse tipo in acqua, qualcosa del genere. No. No, 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 no. Anche se facessi tipo... forse salto al momento giusto? Anime! Ok. Ultima prova. Aspetta, ma forse c'è qualche mosca qua in giro, me la porto dietro? No, non credo ci siano. Oh, però sono riuscito ad arrivare qua. Che sì, è una parte nuova. Ma
Ma no, non ci sono mosche, non sembra. No. Ok, dai, avanziamo. Vediamo se possiamo muoverci nella zona con i rovi. Assolutamente. Non si può. Non in questo modo, almeno. Ok. Chiamata. Allora. Beh, i rovi iniziano effettivamente da qua. Qua riuscivo ad arrivarci. Sì. Fin qua sì. Beh, certo ci sono arrivato perché ho sbloccato la mappa successiva, che stupido. Dove conviene salvare? Boh, avanziamo. Arrangiamoci. Qui in basso che c'era? Un'altra di queste cose già l'avevamo letta, anche se non mi ricordo cosa dice. Ah, ok. Ok, non. Mi sa che non si va da qua. No. Decisamente. No! Ok. Ok, allora facciamo una cosa. Allora, devo andare a riprendermi Lollo. E direi che ci possiamo vedere nel prossimo video, in cui iniziamo dalla base, da Nido Sacro. E magari off screen mi faccio un giro, così capisco da dove devo avanzare precisamente. Così evitiamo di perdere altro tempo. Abbiamo comunque fatto una bella boss battle. Trovato un paio di oggetti. Dai, ci siamo per questo video. Ok, grazie come sempre per essere stati con me. Ci vediamo nel prossimo video. Saluto da NoJake.